E dopo aver opportunamente salvato, andiamo a giocare con il titolare la partita contro lo Schalke. Squadra dello Schalke che si presenta con una formazione molto simile a quella di inizio carriera. Gaes potrebbe essere un mio probabile acquisto il prossimo anno. Per il mediano voglio cercare di spendere molto su quella posizione perché al momento è coperta in una maniera imbarazzante, mi rendo conto, quindi ha nettamente bisogno di essere migliorata. Sì, grande! Bravo Embolo, mi fai ricredere, al posto giusto, al momento giusto. Dai, 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 dai. Grande vittoria, abbiamo avuto molta fortuna che il coso, lo Schalke non abbia segnato. Ma va bene così. C'è problema, perfetto. Sono stato stupito da Ripar, che è il centrocampista di tipo regista che ho preso dal vivaio. Potenziale 89, me lo sono segnato per fortuna perché avevo paura di non essermelo segnato. E in effetti si vede che nonostante siano 65 non mi ha sbagliato un passaggio. Quindi bene, bene. Bene? No, niente bene. Perché adesso incomincia un momento estremamente noioso. Ma altrettanto necessario, ci vuole, va fatto, e non parlo del finale di stagione, perché il finale di stagione, vabbè, ci sta, alla fine non abbiamo per niente fatto schifo, ma parlo della costruzione del vivaio, tutti i giocatori scarsi, scarsi, e tutti i numeri che al momento non dicono niente. Per non parlare dell'inforosa, l'inforosa, che va fatto, altrimenti il video perde del contenuto minimo per essere capito. Cioè farvi vedere la crescita dei giocatori. Va fatto. Solo che è tutto noioso, lungo. C'è da farsi due balle. Però comunque una cosa ve la devo spiegare. Quindi accendete il cervello possibilmente per qualche secondo. I giocatori provenienti dal nostro vivaio si abbandonano alla nostra squadra. Non si dimenticano affatto del potenziale che hanno. Normalmente anzi sono più convinti. E il motivo di questo è semplice. In FIFA è da qualche anno che viene sfruttata la dinamica del cosiddetto May Bump. In questa edizione in particolare indica un potenziamento casuale dato dalla CPU ai prodotti del nostro vivaio che non sono in squadra con noi. E questo vuol dire non che sono in prestito, che li abbiamo proprio ceduti. Perché se c'è il prestito, questo non avviene. E quindi i giocatori che hanno almeno 16 anni, che vengono sottratti già dai nostri rapporti osservatore e finiscono in un'altra squadra a caso, non sono affatto da lasciare per strada. Bump sta per potenziamento, mentre May sta ovviamente per maggio, perché questo accade il 1° di maggio. Se guardate bene il video, capite tutto. Boh, io penso di avere altro da fare adesso. Chi è davvero interessato al gameplay può continuare a guardare. Mi porto un attimo di là, devo fare una cosa. Finalmente, video finito. Spero davvero che piaccia perché ci ho messo del tempo sopra, della fatica. Dopo lo carico. Adesso però, microfoni e luci spenti. Finestra chiusa. Intimità. Ne ho bisogno. Basta aprire Chrome per raggiungere un livello superiore di questi bei momenti. Ah, eccoci qua. Siamo solo io e te. Di nuovo. Non vedevo l'ora. Io. Te. Oh, Pitta, ma che mi conveni qua? Cos'è questo lavoro? Ed Ernesto. Ernesto, Ernesto, oddio, ma cosa ci fai te qui? Sono venuto a chiederti perché hai staccato l'internet, figa. Io stavo anche lavorando in questo momento. Chi mi ripaga del lavoro perso? Di certo non sarò io a farlo. Adesso riattacco, ma
Vattene, per favore. Stavo facendo una cosa anche abbastanza importante. Ma quale cosa importante, che sono sicuro che stavi per farti una... No, vabbè. Vabbè cosa? Cosa hai visto di strano? Se mi hai lasciato offline per tutto questo tempo, per questo motivo futile, sei proprio mona. Sì, ma cosa? Ma tu seriamente hai bisogno di tutto questo casino per giocare col dinosauro di Chrome? Quello che salti cactus quando non c'è internet? Che imbarazzo, figa, che imbarazzo. Ehi, oh, calmati, guarda che per me è importante. No, no, stai tranquillo, non ti giudico mica, cioè. No, non è una questione di giudicarmi. Se tu entri qua, mentre io sto giocando, e soprattutto mi distrai, come faccio io a fare 999.000, eh? Scusa, cosa ne sapevo io? Vabbè, dai, non ti preoccupare, però intanto vai fuori. No, Pitta, te fai il furbetto. Io adesso me ne vado e non mi fai lavorare di nuovo. Quindi adesso mi rimetti online, instantly. E se tu mi rimetti online, instantly, io me ne vado altrettanto instantly. E va bene, lo faccio, guarda. Fatto. Adesso via, proprio, spusso via. Adesso allora me ne posso andare, finalmente. Ci è voluto una vita. Kids, kids, kids. Oh, ecco finalmente che se ne va, oh. Minghie, che rischio. Ma direi che anche stavolta l'ho scampata. Molto bene. Finestra anonima. Ah, dove ero rimasto?